Tutti pazzi per il cornetto di mezzanotte. Debutta con successo e entusiasmo un'iniziativa che porta la firma dell'imprenditore sulmonese Alfredo Pagliari. Una novità per il centro storico di Sulmona che sarà particolarmente apprezzata quando sabato scorso gli amanti dello struscio e delle passeggiate serali si sono ritrovati di fronte al complesso monumentale dell'Annunziata un carretto che vendeva cornetti caldi. È un'idea semplice ma geniale nello stesso tempo perché porta in strada il prodotto che ben si addice a qualsiasi serata. Il caratteristico carretto che propone la classica brioche ma farciture gourmet sarà allestito nei weekend dalle 21 alle 24. Con l'arrivo dell'estate si pensa già a estendere l'apertura per l'intera settimana. Non ne sarà possibile la vendita itinerante perché non conforme con il regolamento comunale, ma quella location si intende come prolungamento dell'attività Morsi di Gusto, sempre di Pagliari, che si trova in prossimità. Un'ottima idea per recuperare quell'aggregazione che manca nelle serate sulmonesi. In molti sognano un ritorno al passato quando anche di sera il centro storico era pieno di gente. Beh, sì, anche perché da un po' che, diciamo, queste cose che si trovano un po' in altre città, qui languivano da un po', quindi è una buona iniziativa. Secondo lei? Sì, sono assolutamente d'accordo, sono iniziative sempre apprezzabili. Sì, per me è una buona idea, chi l'ha fatto per me ha fatto una cosa buona, almeno la città di Sulmona la sera di vivere lo struscio di Corso Vire, che da tanto tempo non si vede più, almeno anche i ragazzi comono questi cornetti sperando che poi non comano le bevande. Nell'ultima settimana sono arrivati segnali positivi da più fronti. Oltre a carretto con i cornetti di mezzanotte, fra l'area dell'acquedotto medievale e la centralissima piazza Garibaldi sono state aperte due attività, segno che c'è ancora qualcuno che continua a buttare cuore oltre l'ostacolo, che sia di buon auspicio.